Io posso testimoniare che discutevo con lui, sempre civilmente, sui treni per i tifosi e sui treni per le manifestazioni quando stava a Trenitalia, quando si occupava di un altro mezzo di trasporto fondamentale che erano i treni. Non so se è parente però di Sacca della Rai, quindi non siamo parenti. Non è figlio d'arte. Non siamo assolutamente parenti. Posso dire che siamo calabresi entrambi, ed è il fatto di essere calabrese sono anche orgoglioso. Quindi in questo senso rivendico le mie origini del sud. Però non siamo parenti. Dopodiché quindi invece traduco io, non è figlio di papà, nel senso che volevo dire. Figlio di papà, suo, ma non è figlio d'arte. Che si chiama anche lui Sacca. Sacca, ovviamente. Ma non siamo, non ci sono rapporti di parentela. E invece tolto questo aspetto personale, invece sugli altri punti che ha sollevato la signora, sì, allora la salita a bordo è vero, la signora ha accettato un punto che insomma è anche questo ha la sua importanza, quindi che anche se gli autobus sono vuoti la gente sta dalla porta centrale, a fronte del fatto che comunque dobbiamo dire che sulle porte laterali ci sta la freccia su fondo blu dove dice che appunto è libero l'accesso, sulla porta centrale c'è un segnale che indica invece di divieto, quindi tipico segnale di divieto. Devo dire che il rispetto di questi due segnali è assolutamente molto approssimativo, perché sicuramente la gente vede più l'aspetto della convenienza. Ecco, su questo noi faremo tutte quante le nostre azioni, ribadiremo, come diceva anche il signore l'ascoltatore in precedenza, richiameremo il discorso che si sta dalle porte laterali, si scende quella centrale, però ripeto anche che serve assolutamente rispetto da parte di tutti di queste regole, perché controllarle diciamo che è più una forma di autocontrollo, diventa difficilissimo andarle a controllare e quindi si confida sulla civiltà dell'uso del mezzo, diciamo in questa maniera. Per quanto riguarda la metro, no, non c'è assolutamente un discorso di... Però abbiamo anche un messaggio che ci dice la stessa cosa, quindi questo, forse è una percezione da parte non escludo che magari in qualche situazione di circolazione possa pure essere avvenuta questa sequenza, insomma, diciamo che irregolare nel senso che non è prevista in questa maniera, perché la sequenza sono una circolazione della metro B a 4 minuti, 3 minuti e mezzo, 4 minuti, 4 minuti e mezzo a seconda delle fasce orarie, e una circolazione invece di frequenza su Concadoro di 8 minuti, 8 minuti e mezzo, quindi deve esserci stato in quel giorno, in quel momento contestuale in cui la signora ha osservato, ci deve essere stato qualche cosa di circolazione, ma non è un fatto strutturale. Abbiamo un altro ascoltatore al 06 43 99 93 93. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, chiedo scusa, sono un conducente. Buongiorno. Il suo nome, cortesemente, il nome? Tony. Premesso, nulla di personale col dottor Sacca, perché non ho il piacere di conoscerlo, magari sarà uno dei tanti dirigenti bravi, per carità, quindi nulla di personale. Però un mio pensiero, mi sembra un po' assurda la cosa che un dirigente qualsiasi difende le organizzazioni sindacali quando per antonomasia, io ho 50 anni, da bambino so che diciamo le aziende, i datori di lavoro non hanno mai visto di buon occhio le organizzazioni sindacali, perché gli creano dei problemi. In questa azienda vengono quasi tutti premiati, e questa è una. L'altra, poi mi rispondete cortesemente per radio, se è stato detto che noi trasportiamo circa 1 milione di persone al giorno per 365 giorni l'anno, quanti milioni d'euro sono? Tolti le spese, non dovremmo stare in questa situazione. Grazie, buon lavoro, e ripeto, nulla di personale col dottor Sacca. Grazie, Tony. La situazione è veramente drastica per arrivare a fine mese e portare da mangiare ai nostri figli. Grazie, buon lavoro. Grazie a Tony. No, io ringrazio dell'osservazione che ha fatto, ma non c'è nessuna difesa, io non difendo assolutamente nessuno, perché tutti hanno... Questa telefonata un po' esprime questo malessere di cui parlavamo all'inizio, cioè i lavoratori dell'ATAC, soprattutto gli autisti, che si sentono poco tutelati dal sindacato, che ovviamente è un problema del sindacato più che dell'azienda, però ci racconta anche forse di una commistione, almeno così viene percepita da tanti lavoratori, tra l'azienda e il sindacato. Io
insomma, penso che non c'è una difesa del sindacato, non devo essere io a difendere il sindacato ha le spalle grandi e grosse per difendersi da solo e tutti gli strumenti per difendersi da solo. Io invece richiamo il gioco corretto della democrazia e dei valori in campo. C'è l'amministrazione, c'è l'azienda, c'è il sindacato, ognuno deve fare il suo ruolo. Quindi sicuramente condivido assolutamente col collega che se ci sono state nel passato situazioni che hanno un po' confuso i ruoli, benissimo, questi vanno chiariti, ma quello che è importante, perché poi l'azienda esprima la sua azione, perché poi il gioco della democrazia sia assolutamente corretto, è che ognuno faccia il suo ruolo. Quindi sicuramente do valore alla rappresentanza sindacale, con questo non vuol dire difenderla, ma dare invece un valore a quello che è un'espressione. Vi siete al tavolo nelle trattative con gli auto-organizzati? Questa è una scelta che chiaramente sono nella competenza. In Campidoglio è successa una cosa brutta, il fatto che i lavoratori che erano lì volevano essere partecipi con una propria delegazione sono stati tenuti fuori. Questa è una scelta, insomma, a parte rientra nella competenza di un collega molto competente che si occupa appunto delle azioni industriali, però è chiaro che l'azienda interpreta le rappresentanze costituite, quindi in questo senso il dialogo è con le rappresentanze costituite. Quindi è chiaro, insomma, che se ci fosse uno spazio poi aperto ad ogni tipo di autoconvocazione, allora il discorso avrebbe una sua complessità poi sugli obiettivi che si vogliono raggiungere. Quindi in questo senso ecco perché che poi le rappresentanze servono e devono esprimere al massimo, insomma, gli aspetti della rappresentanza che tutelano. Quindi nessuna difesa, ripeto, del sindacato, ma un richiamo forte a quelle che sono ognuno, cioè al ruolo che tutti devono andare a coprire. Quindi l'azienda fa l'azienda, il sindacato fa il sindacato. Abbiamo un messaggio, vorrei sapere dal dottor Sacca perché non vengono fatte tabelle momentanee quando vengono fatte chiusure di strade che magari durano un mese. Questo è un tema di informazione che si riscontra anche sulla viabilità ordinaria. Nessuno ti dice mai che quella strada è chiusa e lì non passa magari l'autobus o ha una deviazione. Questo viene regolarmente fatto, si chiamano con un termine brutto, ma insomma che però è ancora un po' legato al passato, cartelli monitori vengono chiamati, e sono dei cartelli normalmente di colore giallo, tondi, che vengono messi sotto le paline e dicono quando le fermate sono appunto spostate per lavori in corso o quello che sia. Il problema che abbiamo, e qui ritorniamo sempre però a una civiltà, insomma, a una civiltà di rispetto, vengono vandalizzati, vengono distrutti, vengono tolti, e quindi al cittadino che servono non li trova al posto giusto. Ma questa è un'attività, a parte poi sistemi più attivi, più diretti, che sono dei nostri sistemi di comunicazione con Twitter e così via, dove andiamo a dare comunicazioni puntuali su quello che avviene. Abbiamo un ascoltatore, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senti, deve spegnere la radio cortesemente, se no abbiamo un rimbombo. Senta. Eccoci, il suo nome, grazie. Carlo. Carlo. Sì. A te la parola. Lavoro presso al parco delle pulizie della metropolitana. Ah, e allora. Buongiorno. Buongiorno. Che bello, che bella novità. Che bello. Ti volevo chiedere, volevo sapere una cosa sola così da informazione. Ma la ditta dove sto io a lavorare, no? Può mettere personale in, come si dice, in solidarietà il contratto? In contratto di attuale. Quindi la ditta che fa le pulizie alle fermate della metropolitana, se può mettere il proprio personale in contratto di solidarietà? Se devono almeno dare un'informativa. Certo, ma non ci hanno dato niente. Ma ora domani fa 2 ore e domani stai a casa. Fai 2 ore e stai a casa. Risponde il contratto di 3. Risponde il dottor Sacca. Grazie. No, non glielo so dire, tra l'altro non ho gli elementi per dirglielo, perché questo riguarda il rapporto tra la ditta e i lavoratori dipendenti della ditta. ATAC quello che ha che deve andare a verificare e ottenere, però che l'ATAC deve far rispettare il contratto d'appalto.
assolutamente sì. Quindi se c'è una riduzione di ore di lavoro sulla riduzione te mi devi garantire no. Se è nel contratto, se nel capitolato è previsto che mi devi fare tot ore personale, attenzione, nel contratto è previsto che io devo avere questa prestazione da parte della e ci ditta. Saranno anche le ore, dopodiché c'è anche il personale impiegato, dopodiché la ditta che dall'ultimo appalto insomma ha fatto entrare le persone del precedente, insomma, della precedente gestione, poi al suo interno organizza e così via. Quindi il rapporto è tra la ditta e ovviamente i suoi lavoratori. Quello che invece è in conto ad ATAC è il controllo e il rispetto ovviamente dei termini contrattuali. Quindi in questo senso non elementi, capisco insomma la sua osservazione, non elementi, perché è la ditta insomma che deve assicurare insomma il rispetto delle regole insomma del lavoro. Grazie al dottor Sacca. 11:16, andiamo in pausa.